Ciao a tutti e benvenuti sul canale video di Cucire a Macchina. Oggi vi spiego come utilizzare i piedini sbiegatori, che sono questi che vedete qui. Come sempre potete trovare la spiegazione di questi piedini sulla mia guida all'uso dei piedini della macchina per cucire, che tra poco sarà anche in versione cartacea. E qui trovate la spiegazione con le foto di tutti i piedini, compreso anche i maker per la cucitura. Ecco, vedete qui per la cucitura dello sbiego. Ci sono diversi piedini, sono più di 28 piedini premistoffa che si applicano a tutte le macchine sostanzialmente, sia alle meccaniche che alle elettroniche. Troverete qui tutti diversi spunti. Alla fine c'è anche un tutorial sulla costruzione di un borsello, spero che vi piaccia. Vediamo quindi come si mette lo sbiego con i piedini. Oggi vi faccio vedere come si cuce lo sbiego utilizzando i piedini sbiegatori. Ce ne sono di diversi tipi. Alcuni sono regolabili, come questo, altri invece sono fissi, come questo qui. Regolabili vuol dire che in questo caso potete giostrarvi tra una serie di misure fino a un massimo di 2 cm, anche più, perché qui su questo piedino regolabile voi avete una vite superiore che permette di spostare l'intero blocco di plastica. Così, e poi avete questa seconda vite che permette di decidere l'altezza dello sbiego. Per cui, partendo da uno sbiego già ripiegato, come questo, voi non dovete fare altro che piegare in due lo sbiego, inserirlo qui, in questo modo, e poi tirarlo al di sotto del piedino, regolarlo, quindi stringere questa vite, questa seconda vite, fino a che non corrisponde il bordo sinistro ai due lembi qui che vedete della plastica. In questo modo terrete lo sbiego fermo fisso. Posizionate il piedino sulla stoffa, quindi la stoffa andrà posizionata all'interno, così, e ecco, in questo modo, lasciando quindi scorrere lo sbiego con la stoffa al di sotto del piedino. Il trasporto ovviamente porterà la stoffa e sbiego insieme sul davanti. In questo modo voi riuscite a regolare fino a un range di 2 cm anche più l'altezza dello sbiego da cucire. Questo qui invece è un piedino fisso. Fisso vuol dire che questa è l'unica misura che il piedino vi permette di cucire, l'unica misura di sbiego. Ovviamente di questo tipo a chiocciola ne esistono di diversa dimensione. Anche in questo caso voi prendete lo sbiego ripiegato, lo infilate nella chiocciola, quindi in questo modo, lo infilate nella chiocciola, lo spingete verso il basso, quindi con un po' di pazienza, lo tirate con una pinzetta verso il basso, quindi fino a che superi la posizione dell'ago, e anche in questo caso cucite. Qui anche avete una vite che permette di spostare l'intero blocco a destra e a sinistra, in modo da posizionare bene lo sbiego durante la cucitura. Questo per esempio è una chiocciola molto piccola, che vi permette di cucire uno sbiego di un paio di un centimetro, non di più. Mentre esistono chiocciole come queste molto più alte, quindi molto più larghe. E poi c'è il piedino agnoato, anche questo è un piedino fisso. Ha una vite qui che permette di avvitare questo piedino sulla macchina. Si utilizza il piedino standard, quello normale per la cucitura dritto qui. Si avvita quindi su una postazione che avete già sulla macchina, per cui questo è un tipo di piedino che va bene per qualunque tipo di macchina per cucire. In questo caso però si utilizza lo sbiego piatto, questo qui. Lo sbiego piatto potete farvelo a casa voi con la stoffa che volete. Oppure si vende direttamente in merceria, come questo qui ad esempio, questi rotoli. L'altezza può variare, quindi da un minimo a un massimo. E in questo caso dovete considerare che poi lo sbiego andrà ripiegato. Quindi calcolate sempre che per un centimetro a destra e a sinistra, per mezzo centimetro scusate, a destra e a sinistra, questo sbiego andrà ripiegato, per cui otterrete poi una dimensione variabile. In questo caso appunto con il piedino gnoato si utilizza lo sbiego piatto perché si inserisce in questo modo.
Anche in questo caso, aiutandovi con una pinzetta, voi tirate lo sbiego al di sotto, quindi fino a tutta la piega. Ecco, vedete che l'avete già ottenuto. Quindi io per esempio ho acquistato questo partendo da uno sbiego alto 4 cm. Ottenete uno sbiego chiuso, cucito di 1,5 cm. Però ovviamente anche di questi ne esistono di diversa misura. Andate sul sito e li trovate. In questo caso qui con il piedino normale la macchina cuce e cuce via lo sbiego. In questo caso basta inserire qui la stoffa, quindi accompagnata da questa guida, e il piedino cucirà insieme lo sbiego con la stoffa in questo modo, quindi è molto molto facile da utilizzare. Gli sbieghi, abbiamo detto, li potete fare voi in casa. Sotto trovate il link al tutorial che vi spiega come poter fare facilmente dello sbiego in casa con la stoffa che volete voi, oppure si possono acquistare, quindi con rotoli piatti come questo, oppure rotoli già di sbiego già ripiegato come questo. In questo caso si utilizza, si piega a metà e quindi va poi semplicemente cucito. Anche di questo sbiego ne esistono di diversa misura, vedete i piatti che sono più o meno alti, quindi da un minimo a un massimo, si può arrivare anche fino a 5-7 cm d'altezza. E anche nel caso dello sbiego cucito, vedete qui che ne esistono di diverse altezze, da un minimo a un massimo. Allora, vediamo come si utilizza il piedino sbiegatore dell'agnoato. Come vedete, questo piedino, che in realtà non è più un accessorio che un piedino vero e proprio, ha questa barra qui vuota. Questa va posizionata su dei fori che potete avere sulla macchina. Se avete questi fori, sicuramente potete utilizzare questo piedino. E poi c'è una vite come questa che serve per applicare il piedino appunto alla macchina. Scegliete il foro in cui avvitare il perno e regolatelo in modo che questa parte, questa barra qui che vedete qui, risulti allineata al piedino. In questo caso si utilizza un piedino normale, quello standard, quello che usate per il punto dritto. Non c'è un piedino vero e proprio. Quindi avvitate in modo da poter quindi avere il piedino che risulta vicino, vedete che striscia vicino alla barra metallica, e avvitate. Questo è uno sbiego piatto di 4 cm che vedete qui, e quindi con il diritto verso, diciamo, l'esterno del piedino lo inserisco all'interno della placca metallica. Vedete quindi che qui ottengo lo sbiego già ripiegato sotto il piedino. Lo sbiego viene applicato su tessuti medio leggeri, diciamo, quindi come ad esempio vedete nel caso della spugna. Il tessuto va inserito quindi all'interno della guida che vedete qui, così, e poi abbassate il piedino, regolate la posizione dell'ago, abbassate il piedino e iniziate a cucire. Con una mano accompagno con la destra lo sbiego nel piedino e con la sinistra accompagno invece la stoffa affinché battendo qua sotto venga poi trasportata per la cucitura. Ecco qui, vedete in questo modo che è iniziato la cucitura dello sbiego sia a destra che a sinistra. Vi faccio vedere adesso come chiudo lo sbiego dopo che ho cucito intorno al progetto. Taglio lo sbiego qui, lo sfilo, tolgo il piedino, lo svito e mi rimane quindi un pezzetto che vedete qui. Lo taglio, lo ripiego in dentro
lo inserisco nello sbiego già cucito. Potete aiutarvi anche con una pinzetta o con una piccola forcina. E lo sistemo sia dalla parte sottostante che superiore. Così. Abbasso il piedino e finisco la cucitura. Ecco qui, quindi ho cucito lo sbiego, vedete, sia dalla parte sottostante che sulla parte superiore. Ovviamente con gli angoli sfondati è molto più semplice fare gli angoli piuttosto che interi, però fate come preferite ovviamente. Vi dico subito che la cucitura dello sbiego è come quella della zip, sono due note dolenti del cucito, però come sempre occorre pazienza e tanto allenamento e poi i risultati arrivano.